organizzato, grazie a chi ci ospita e a voi che ci ascoltate. Questa è chiamata Lectio Magistralis, ma in realtà è una conversazione ed è un incontro. Le parole che dirò sono, tra l'altro, come vedete, dette a braccio, senza appunti, quindi è anche possibile che qualche data o qualche numero possano essere sbagliati, ma la sostanza è quella che sto per dirvi. Il processo di Norimberga rappresenta il primo esempio di tentativo della giustizia internazionale di processare dei criminali di guerra. Fu fortemente voluta essenzialmente dagli Stati Uniti d'America, dal presidente Roosevelt, ed è per questo che un istituto come questo è la sede, diciamo, più adatta per ricordare l'anniversario di questo processo. Roosevelt si accordò con Churchill, primo ministro inglese, e con Stalin, successivamente anche con i francesi, per istituire questo tribunale internazionale che avrebbe appunto giudicato i criminali nazisti per quello che avevano fatto. La funzione di istruire questo processo fu affidata a un Chief Justice americano, Robert Jackson, che era un presidente della Corte Suprema, ma che in quel caso fu incaricato di essere il public prosecutor. E Jackson era fermamente convinto che questa iniziativa avrebbe poi avuto un seguito per eventuali altri fatti, auspicabilmente non più ripetibili, però sfortunatamente, come poi si è visto, ripetuti, che trovassero alla fine sanzione in un ordinamento positivo, in un ordinamento giuridico e in una conseguente istituzione di un tribunale. Jackson non era un grande accusatore, era un giudice, e infatti come tale non ebbe un particolare successo, soprattutto nel contraddittorio durante lo svolgimento del processo di Norimberga. 10 giorni fa io ero a Washington, ero ospite proprio dell'Attorney General, cioè del Ministro della Giustizia, aveva appeso al muro del suo ufficio il ritratto di Jackson, mi chiede se sapessi chi fosse. Beh, dico certo che so chi è, Robert Hugh Jackson, quello che ha istruito il processo di Norimberga, ha parlato molto bene, ho detto sì. Però, qua si vede la separazione delle carriere, non è stato un ottimo prosecutor. Quando interrogò Goering fu un fiasco colossale. Per fortuna il giorno dopo arrivarono Sir Maxwell Fife e Sir Hartley Shawcross, prosecutors inglesi, e riequilibrarono la situazione. Però Jackson era un grande oratore ed era un grande giudice. E più o meno esordì così il processo. Il fatto che 4 grandi potenze, in quel caso erano l'Unione Sovietica nell'ordine, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia, il fatto che 4 grandi potenze, disse, coronate dalla vittoria, si inchinino alla ragione del diritto è la manifestazione più importante di quando la forza si inchina alla ragione. Fu un esordio estremamente brillante, pari a quello con cui concluse la sua requisitoria finale, quando, dopo che tutti gli imputati avevano negato la loro responsabilità, disse alla Corte, essi stanno... È una bellissima frase di Shakespeare, del Riccardo III, e si stanno davanti a voi come il Duca di Gloucester, che poi sarebbe diventato Riccardo III, sta davanti alla regina Anna, dicendo, implorandole di dire, di che io non li ho uccisi, avevo ucciso il padre e il fratello. E allora la regina rispose, e allora di che non sono morti, ma morti essi sono. E questa conclusione di Jackson fu estremamente significativa, perché vi era stata una spudorata negazione
da parte degli imputati dei crimini atrocissimi che avevano commesso. Il processo si svolse nell'arco di un anno praticamente, partiamo dagli inizi, ebbe quattro capi di imputazione, peraltro abbastanza indefiniti alcuni: crimini contro la pace, crimini di aggressione, crimini contro le leggi di guerra e crimini contro l'umanità. Crimini contro le leggi di guerra erano di facile risoluzione, cioè erano quelli che violavano le convenzioni dell'AIA e le varie convenzioni internazionali sul trattamento dei prigionieri. Crimini contro l'umanità erano dei crimini nuovi, però erano quelli che esprimevano quelle atrocissime novità e quelle esperienze che erano stati i campi di sterminio e i campi di concentramento. Poi magari vi dirò la differenza tra i due. I crimini contro la pace e i crimini di aggressione erano crimini un po' più evanescenti, nel senso che, e questa fu la tesi di molti difensori, l'aggressione di uno Stato contro un altro Stato è nella storia degli uomini. E infatti molti dissero: beh, guardate che l'impero inglese, British Empire, è stato costruito sull'aggressione nei confronti di altri paesi. E così quello francese, e magari gli americani contro gli indiani, eccetera, eccetera. Non parliamo poi dei sovietici che si erano mangiati addirittura mezza Europa contro ogni legge umana e divina. Però diciamo che nonostante questo, il capo di imputazione reggeva benissimo. Chi erano gli imputati? Gli imputati erano figure, alcune di primo piano del nazismo, altre di secondo piano, ma certamente non c'erano i protagonisti. Hitler, come sapete, si era suicidato, Goering era imputato e partecipò a tutto il processo, ma si suicidò con il cianuro dopo la condanna a morte il giorno prima dell'esecuzione. Goebbels, capo della propaganda, si era suicidato. Himmler, il capo dell'ufficio centrale della sicurezza del Reich, quindi il capo della Gestapo, del Sicherheitsdienst, del servizio di sicurezza, dell'SS in generale, anche lui si era suicidato. Quindi chi rimase? Bormann, segretario del partito, fu giudicato in absentia, cioè in contumacia, perché non si sapeva nemmeno se fosse vivo o morto. Non si è mai saputa la verità. Recentemente gli storici pensano che effettivamente fosse morto durante l'assedio di Berlino. Gli altri imputati erano nell'ordine, a parte Goering, che appunto svicolò prima dell'esecuzione della condanna, erano di primo piano dal punto di vista militare. Uno era Wilhelm Keitel, che era il capo della Wehrmacht, cioè il capo delle forze armate, e un altro era il suo capo dell'ufficio operazioni, il generale Jodl, e entrambi furono imputati soprattutto di guerra di aggressione e di crimini contro l'umanità, perché avevano controfirmato, o meglio firmato, gli ordini di Hitler di uccidere i prigionieri e di deportare con l'editto, con la famosa regolamentazione Notte e Nebbia, firmata proprio da Keitel, di deportare e uccidere gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali e in generale i dissidenti. Poi vi era Ribbentrop, che era il ministro degli esteri, quello che aveva segnato assieme a Molotov il patto di non aggressione con l'Unione Sovietica poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nell'agosto del 39, e fu proprio attraverso quel patto Ribbentrop-Molotov, cioè tra Hitler e Stalin, che l'Unione Sovietica diede via libera all'aggressione da parte dell'Unione Sovietica della Polonia, perché senza quel patto, senza quella sicurezza, Hitler si sarebbe trovato, diciamo, l'orso sovietico a sbarrargli la strada. Con quel patto sciagurato, del resto i dittatori si assomigliano tutti, Hitler e Stalin, il pugno chiuso, il braccio teso, il gulag e il lager, sono più o meno la farina dello stesso sacco, e
l'accordo tra Ribbentrop e Stalin, tra l'altro, comportò la divisione della Polonia, perché quando Hitler invase il 1 dicembre del 1939 la Polonia, le sue truppe arrivarono fino al fiume Bug e l'altra parte della Polonia fu invasa dai comunisti sovietici. Quindi fu proprio una vera e propria spartizione fatta a tavolino, senza però pensare che i dittatori si assomigliano tutti. Stalin aveva fatto male i conti, perché due anni dopo, nel giugno del 1941, la Germania avrebbe aggredito anche l'Unione Sovietica, arrivando fino a Stalingrado, fino a Leningrado e quasi fino a Mosca. Quindi questa era la figura di Ribbentrop. Poi vi era un'altra figura estremamente deplorevole, che era Ernest Kaltenbrunner. Kaltenbrunner aveva ripreso il posto di Reinhard Heydrich. Heydrich era stato ucciso dai partigiani di Praga nel 1942 durante un attentato, a seguito del quale poi per rappresaglia i nazisti rasero al suolo il paese di Lidice. E il suo ufficio comprendeva tutti gli uffici della sicurezza del Reich, quindi comprendeva il Sicherheitsdienst, che era l'ufficio di sicurezza, la Gestapo, cioè la Geheimschutzpolizei, cioè la polizia segreta, comprendeva la Kripo, la polizia criminale, e in generale sovrintendeva alla gestione di tutti i campi di concentramento e dei campi di sterminio. Qui posso farvi già la differenza. Quando si parla di campi di concentramento, voi pensate sempre, e giustamente si pensa, a quelli che magari avete visto in televisione, che sono Mauthausen, Buchenwald, Oranienburg, Neitzwiller, Dachau. Ce n'è uno, che tutti conoscono, che però è anche un campo di sterminio, ed era Auschwitz. Auschwitz era divisa in tre parti: Auschwitz 1, che era più o meno una vecchia serie di caserme dove si facevano delle esecuzioni sommarie. Auschwitz 3 era Monowitz, era un posto dove essenzialmente si lavorava fino all'esaurimento delle energie, cioè fino alla morte, dove fu trattenuto tra l'altro Primo Levi. Lui era ad Auschwitz, ma era ad Auschwitz 3, Monowitz. Invece quello che era il peggiore di tutti era il numero 2, Auschwitz-Birkenau, che è quello che tutti vedete in televisione con la rampa che arriva, no? Il lavoro rende liberi. Ecco, lì sono stati sterminati forse 3 o 4 milioni di persone, essenzialmente ebrei, ma non solo, anche zingari, omosessuali, sacerdoti, ma essenzialmente ebrei. Questo lo sappiamo perfettamente, nonostante ci sia ancora qualche matto o delinquente che è un negazionista di questa realtà, ma non solo perché c'è, abbiamo visto, anche se ormai rimane quasi nulla, ma perché il suo comandante Rudolf Hoss scrisse le memorie e le scrisse anche il modo con cui si potevano ammazzare 10.000 o 20.000 persone al giorno, facendole poi scomparire nei forni crematori. Hoss fu poi impiccato proprio ad Auschwitz e c'è ancora il patibolo sul quale fu appeso. Va da sé che naturalmente sono stato, l'ho visto, e quindi i campi di sterminio, però i iniziali nessuno li conosce, perché sono stati demoliti dai nazisti prima della guerra. Cioè, i primi campi che vi ho citato prima, che pure erano orribili, dove si moriva a centinaia al giorno, erano in realtà campi di lavoro, quindi ripeto, Mauthausen, Dachau, Oranienburg, Sachsenhausen, cioè, erano dei campi di lavoro dove si moriva, ripeto, soprattutto di stenti e anche di esecuzioni sommarie. Ma i veri campi di sterminio, dove si entrava solo al fine di essere uccisi, erano 5. Uno era appunto Auschwitz II, di cui rimane qualcosa. Gli altri sono spariti, erano Chelmno, erano Belzec, erano Birkenau e Treblinka e Sobibor. E di questi non rimane nulla, perché sono stati rasi al suolo quando se ne sono andati i nazisti, perché la guerra stava finendo. In un incontro con la comunità ebraica di poco tempo fa ho avuto l'onore di essere invitato dal suo rappresentante in un viaggio in Polonia per vedere i luoghi dove esistevano questi campi di sterminio,
e dove qualcosa probabilmente si può ancora ritrovare. Sarebbe un'esperienza estremamente emozionante, anche se non sarà mai come quella di Auschwitz, dove ancora si vedono le pantofoline dei bambini, gli occhiali dei vecchi, le dentiere, i denti d'oro strappati. Ecco, per questo figuro, losco figuro Kaltenbrunner, che era il capo che aveva preso il posto di Heydrich nel gestire tutto questo sistema di assassini, era un altro degli imputati. Faccio presente che la decisione dello sterminio degli ebrei era stata proprio assunta dal suo predecessore, Rainer Heydrich, che, come ho detto prima, era stato ucciso dai partigiani cecoslovacchi nel 1942 a Praga, durante la famosa conferenza di Wannsee nel gennaio del 1942 a Berlino, dove era stata appunto adottata con tanto di verbalizzazione la dichiarazione della soluzione finale. Fatto tutto l'elenco degli ebrei da uccidere in Europa, anche nei paesi che non erano ancora stati conquistati, come per esempio la Gran Bretagna, o di quelli che erano alleati, come l'Italia. Questi verbali erano stati distrutti, ma poi ne è stato trovato uno per puro caso, che poi era stato mantenuto da chi aveva redatto il verbale di quella seduta. Verbale redatto appunto da Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, voi giovani non dirà nulla, ma ai meno giovani, credo abbiano fatto anche dei film, ricorderà il fatto che fu un criminale nazista che stava in Argentina, fu effettivamente rapito dal Mossad di Israele, portato a Israele, giudicato con un regolare processo e poi impiccato. Fu l'unica sentenza capitale eseguita nello Stato di Israele. Neanche quel giapponese, non ricordo il nome, che aveva fatto una strage a Israele nell'aeroporto di Lotto, era stato impiccato pur avendo ammazzato 100 persone. L'unica persona fu appunto Adolf Eichmann. Altri imputati erano più o meno minori, c'erano un altro figuro, Julius Streicher, che era l'editore di un giornale che aizzava l'odio razziale e diceva che gli ebrei dovevano essere tutti quanti ammazzati. C'erano due ammiragli, Raeder e Dönitz, che però non furono condannati a morte, erano stati accusati di aver affondato le barche che portavano, diciamo, i superstiti dei naufragi provocati dai sottomarini che loro comandavano. C'era anche un banchiere, Frische, che però fu assolto e non si sa perché chiamato a processo. Questo per dire che fu un processo estremamente equo. È vero che fu un processo istruito e giudicato dai vincitori contro i vinti, ma è anche vero che fu un processo che è condotto con estrema regolarità. Fu istruito, ripeto, da Robert Jackson, ebbe al suo fianco valentissimi collaboratori di tutte le nazioni. Per i francesi c'era Falcot, che era tra l'altro un giudice, anche lui della Corte Suprema. I sovietici erano solo militari, sia nell'ufficio dei prosecutors sia tra i giudici erano tutti con la divisa e con la stella rossa. Nikitchenko, Rubienko, erano tutti militari. E gli inglesi erano probabilmente, i francesi avevano uno dei padri del diritto penale francese tra i giudici, un baffone simpaticissimo, si chiama Donnedier de Vabre, che era tra l'altro un grande amico del mio maestro di diritto penale, che era Giuseppe Bettiol di Padova, sui cui libri probabilmente qualcuno ha studiato, è riconoscibilissimo nel bench di Norimberga con questi splendidi baffi. Gli americani, c'erano 8 giudici, 4 titolari e 4 supplenti, nel caso in cui qualcuno fosse stato costretto ad abbandonare. Però tutti quanti ebbero durante il processo più o meno la stessa dignità, anche se alla fine decisero i 4. Il presidente era un presidente inglese, Sir Geoffrey Lawrence, ed è un modello di giudice. Chiunque faccia il magistrato dovrebbe guardare a lui come proprio la persona a cui ispirarsi. Fu così imparziale che
che a un certo punto, dopo aver ammonito varie volte gli stessi avvocati dell'accusa, quindi i suoi, chiamiamoli, alleati, minacciò di arrestare il pubblico ministero sovietico per oltraggio alla corte, perché questo militare, questo colonnello sovietico, che sedeva sui banchi dell'accusa, quindi il pubblico ministero, era andato sopra le righe. E il giudice Lorenz minacciò addirittura di farlo arrestare. Quindi vedete l'imparzialità assoluta di questa corte, che peraltro concluse il verdetto, tra l'altro assolvendo 3 imputati. Quindi una cosa. Allora, quali furono, ripeto, i capi di imputazione? Furono delitti contro la pace, contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione. Quale fu il capo di imputazione? Quindi per sé parlano da soli, no? Aver scatenato la guerra mondiale, aver invaso dei territori neutrali, poi crimini contro le leggi di guerra, aver ucciso i prigionieri, crimini contro l'umanità, aver instaurato e attuato, ahimè, questi campi di sterminio che avrebbero portato all'olocausto e all'uccisione di tanti altri, anche non ebrei. Quale fu la linea di difesa? La linea di difesa, tra l'altro, anche qui si vide la grande civiltà giuridica anglosassone, perché pagarono gli stati vincitori, cioè soprattutto gli Stati Uniti, anche qui hanno sempre avuto il massimo degli oneri finanziari, i più grandi avvocati tedeschi per difendere gli imputati. Alcuni di questi, io ancora da ragazzo, lessi le ringhe, Otto Stammer, certo Jarais, un altro grande avvocato, professore di diritto, erano tutti professori universitari. La linea difensiva fu essenzialmente duplice, triplice. Primo, la irretroattività della legge penale, nel senso che era stato, dissero, istituito un tribunale apposta, ad hoc, in effetti il tribunale così non esisteva, e tra l'altro creando dei nuovi reati che prima non esistevano, e quindi rendendo retroattiva una legge penale contro ogni principio della civiltà giuridica, che dice appunto che nullum crimen, nulla pena sine legge, tu non puoi essere punito per un fatto che non fosse previsto come reato nel momento in cui l'hai commesso. Secondo argomento di accusa fu quello di aver obbedito agli ordini, e poiché gli ordini arrivavano da Hitler e chi non li ubbidiva sarebbe stato mandato al patibolo, questa era una sorta di esimente e quindi di non punibilità. E la terza era il cosiddetto principio del tu quoque, nel senso che sì, l'ho fatto io, ma l'hai fatto anche te. Le guerre di aggressione le avremmo fatte noi, ma le ha fatte il British Empire, le ha fatto l'Empire Français, l'avete fatto l'Unione Sovietica, non ne parliamo. Quanto ai crimini contro l'umanità, anche l'Unione Sovietica ha ammazzato i prigionieri, ha eliminato e ha fucilato 20.000 ufficiali polacchi nelle fosse di Katyn, il che ha provocato a quel momento un subbuglio tra il prosecutor e tra i giudici sovietici, perché dicevano che erano stati i tedeschi, mentre era evidentissimo che erano stati gli stalinisti, tant'è vero che poi la stessa Russia ha chiesto scusa alla Polonia per aver ammazzato 20.000 dei suoi ufficiali appena fatti prigionieri dopo il patto famigerato Molotov-Ribbentrop di cui ho parlato prima. La linea difensiva fu in un certo senso smontata, prima parte dicendo che sì, il Tribunale Internazionale in realtà non era una, era un'istituzione proceduralmente nuova, ma non creava dei nuovi reati, perché in realtà questa nuova formulazione di reati comprendeva e riassumeva dei reati già esistenti, come l'omicidio, come la tortura, come la violenza sessuale, eccetera, eccetera. Quanto al principio del tu quoque, naturalmente lì si trovarono un po' più in difficoltà, ma la ragione giuridica fu che un crimine non esclude l'altro. Il fatto che uno a suo tempo abbia invaso magari l'India un secolo prima, abbia fatto qualche piccola... In realtà in India gli inglesi si comportavano
generalmente bene, però tutto il colonialismo, come si sa, fu fatto sulla pelle dei vasi, quindi effettivamente gli stermini vi furono, però dice, il fatto che 100 anni fa siano stati commessi gli stermini non giustifica il fatto che siano stati commessi anche adesso da voi. E il terzo sulla obbedienza agli ordini, si invocò il principio, scusate, che peraltro è valido anche da noi, che quando l'ordine è manifestamente criminoso, scusate, lo scatto. Quale fu la conclusione, la quale tra l'altro mi avvio anch'io adesso, fu quella che ho detto prima, estremamente, come dire, moderata. Furono condannati a morte Ribbentrop, Kaltenbrunner, il capo dell'SS, furono condannati a morte Keitel e Jodl, i due capi militari. Questo sollevò perplessità anche tra gli stessi militari americani. Il generale Eisenhower manifestò perplessità sul fatto che avessero condannato a morte soprattutto il capo delle operazioni, più che il capo della Wehrmacht, che aveva controfirmato gli ordini di Hitler. Poi furono condannati a morte degli imputati minori, Sauckel, naturalmente alcuni la evitarono, ripeto, Goebbels si suicidò col cianuro poco prima di essere impiccato. Furono condannati a 20 anni e 10 anni di reclusione i due ammiragli, Reeder e Leibniz. Tre imputati, von Papen, Frisch, non mi ricordo come si chiama, furono assolti. Ecco, in sostanza quindi si dimostrò, naturalmente fu una discussione molto accesa, vi furono delle dissenting opinions, anche perché i russi volevano, loro veramente non avrebbero neanche voluto il processo, avrebbero voluto fucilarli tutti quanti, però si erano tutti pronunciati per la pena di morte e in realtà dissentirono, però a grande maggioranza furono 3 assoluzioni. Alcune 3 ergastoli, uno di questi, ecco, era Rudolf Hess, da non confondere con Rudolf Hoss, che era il capo di, che ho citato prima, del campo di concentramento di Auschwitz. Rudolf Hess era stato il segretario del partito nazista, ma nel 1941 si era paracadutato con un aereo, paracadutandosi da un aereo in Gran Bretagna, non si sa per quale ragione, forse per cercare di trattare, fu trattenuto invece lui. Fu condannato alla pena a vita, che scontò proprio fino alla morte nel carcere di Spandau. Un altro condannato a 20 anni fu Albert Speer. Speer era un grande architetto e fu l'artefice del riarmo della Germania e riuscì a fare, dal suo punto di vista, tra virgolette, miracoli nel moltiplicare la produzione bellica, soprattutto durante gli ultimi 2 anni di guerra, nonostante i devastanti bombardamenti degli afroamericani. Un altro condannato a 20 anni fu il capo della gioventù hitleriana, Baldur von Schirach, che non si era macchiato di delitti di sangue, però aveva educato i ragazzini hitleriani a diventare dei nazisti, quindi fu condannato a 20 anni. Quindi in conclusione il processo si dimostrò estremamente equo, visti i tempi e i luoghi, e estremamente ragionevole e anche estremamente rapido, che furono ascoltati decine di testimoni, naturalmente io non vi ho narrato perché il tempo ci manca, come si svolse il processo, mi sono limitato a dire che furono interrogati tutti gli imputati e assistiti dei difensori, Goering fu interrogato direttamente da Robert Jackson, che ripeto fece una favor, e fu sostituito il giorno dopo da Maxwell Fife e da Hartley Shawcross. E furono ascoltati i testimoni, furono proiettate le immagini dei campi di concentramento, dei campi di sterminio, peraltro agghiaccianti e allucinanti, tenendo peraltro conto che non erano nemmeno le fotografie, i film dei campi di sterminio, perché i campi di sterminio erano già stati da Sassuolo. Quello che voi vedete, qualcuno di voi l'avrà visto, ci sono addirittura dei bulldozer inglesi che per ragioni igieniche gettano nelle fosse comune questi cadaveri, erano cadaveri di poveretti che venivano da Auschwitz e che prima che Auschwitz fosse liberata dai russi erano stati portati con una marcia della morte fino a Bergen-Belsen, dove erano arrivati in condizioni
così defedate, scheletriche, da morire entro pochi giorni. Quando arrivarono gli inglesi, proprio per evitare epidemie e anche perché non c'era altra scelta, vedono questi bulldozer, si vedono nei film, una cosa agghiacciante, e li gettano nelle fosse comuni. Ecco, Bergen-Belsen, ripeto, non era nemmeno un campo di sterminio. I campi di sterminio erano stati tutti eliminati dai nazisti, tranne, ripeto, quello di Auschwitz-Birkenau. Quindi fu una sentenza, ripeto, dopo mesi e mesi di udienze dove si tirarono testimoni, furono ascoltate le vittime, si videro queste scene agghiaccianti, parlarono prosecutor e prosecutors e difensori, fu una sentenza tutto sommato equa. Ebbe successo l'iniziativa di Robert Jackson, ma visto retrospettivamente bisogna dire di no. Furono poi istituiti dei tribunali internazionali che ancora funzionano, qualcosa avete visto si è fatto con il tribunale, la Bosnia, è stato arrestato in Auschwitz, insomma, tenuto conto di tutti i reati, di tutte le violazioni di leggi umane e divine che sono state fatte dopo la Seconda Guerra Mondiale e del numero di tribunali che sono stati istituiti e di quelli che sono stati processati, addirittura condannati, addirittura con una pena eseguita, bisogna dire che il processo di Norimberga rimase senza seguito. O meglio, ebbe dei seguiti immediati di contorno, perché assieme o subito dopo furono celebrati in Germania molti processi, per esempio contro i medici nazisti che avevano sezionato ancora viventi delle cavie umane. C'era un certo professor Schilling che inoculava addirittura i germi del tifo, delle febbri, vedendo morire davanti a sé queste persone. Gente che aveva, medici che avevano immerso nell'acqua gelata dei poveretti, donne, uomini, per vedere l'effetto che faceva, proprio gli esperimenti scientifici sciagurati, l'effetto che faceva l'acqua gelata, per esempio sui piloti che cadevano in mare dopo essersi paracadutati, sezionamenti fatti al vivo, cioè, insomma, le cose più atroci. Ecco, si svolsero molti processi contro i medici, addirittura contro gli avvocati. C'è anche un film, forse qualcuno di voi l'avrà visto, con Bart Lancaster, eccetera, contro quelli, gli autori delle leggi razziali, delle leggi di Norimberga. Però, ripeto, dopo due o tre anni, tutto finì, i russi regolarono la partita da par loro, cioè metà li fucilarono immediatamente e un'altra metà li presero, perché servivano a loro. Gran parte dei appartenenti alla Gestapo fu assorbita dalla GPU, che era la polizia di Stalin, perché tanto, ripeto, a parte che i dittatori si assomigliano tutti, quella polizia al servizio dei dittatori anch'essa si assomiglia, per cui per esempio la polizia segreta della DDA, cioè della Repubblica Democratica Tedesca prima del crollo del comunismo, era formata essenzialmente da vecchi poliziotti nazisti. E però, ripeto, dopo due o tre anni la cosa si affievolì e in conclusione noi possiamo dire che il processo di Norimberga non ebbe il seguito che Robert Jackson avrebbe voluto. Jackson poi ritornò negli Stati Uniti, fu reinserito nella Corte Suprema, gli altri ritornarono ai propri posti. L'ultimo vero processo, ancora più importante però di Norimberga dal punto di vista mediatico, perché tutti lo videro per televisione, fu quello che fu celebrato a Tel Aviv, anzi Gerusalemme, contro Adolf Eichmann, l'autore, lui era il capo della deportazione di tutti gli ebrei, apparteneva alla Gestapo e dirigeva l'ufficio 4B2 che si occupava proprio dell'identificazione e del trasporto degli ebrei. Come ho detto prima, Eichmann, anche lui fu giudicato con l'assistenza di un avvocato, tra l'altro uno degli avvocati che aveva difeso a Norimberga, l'avvocato Servatius, e poi alla fine però fu giustamente giudicato e impiccato. Quello fu più importante di Norimberga, perché infatti Israele volle che fosse celebrato quel processo, naturalmente avrebbe potuto eliminare Eichmann direttamente in Argentina una volta che lo catturarono, volle che fosse pubblicato perché si vedesse finalmente quello che a Norimberga non si era visto e si ascoltasse quello che a Norimberga non tutti avevano ascoltato, perché
perché non c'era la televisione, non c'era la radio, tutti vivevano ancora sotto le negatività della guerra, gli errori della guerra. Ecco, l'importante è il processo di Eichmann, benché celebrato nei confronti di una persona sola, peraltro una figura minore del nazismo, fu mediaticamente più importante del processo di Norimberga. Però ancora oggi chiunque voglia documentarsi sulle atrocità del nazismo, libri poi sulla storia, sulla vita dei criminali nazisti ne sono stati pubblicati tantissimi, soprattutto in lingua inglese e francese, però il nocciolo duro proprio anche della costruzione giuridica dei reati che vanno risiede negli atti, che sono centinaia e centinaia, anzi migliaia di pagine del processo di Norimberga.